Ehi, buonasera, ciao a tutti, bentornati, ciao YouTube, come state? E eccoci qua con il nostro appuntamento serale. Oggi abbiamo in programma Alone in the Dark, abbiamo la sesta parte. Si spera che stiamo raggiungendo la parte della conclusione. Mi sto un po' prolungato, come sapete, sto portando diversi contenuti in live, quindi mi sto un po' alternando su diversi contenuti. In questo momento ne abbiamo due, abbiamo Alone in the Dark e Horizon Zero Dawn, quindi dovremo correre un po' più spediti. Infatti al momento non introdurrò altre serie finché almeno una delle due, penso probabilmente questa, non sarà conclusa. Quindi per ora ci concentriamo su questi due titoli. Come state, ragazzi? Che c'è? Adriano, buonasera. Domenico, Sofia, buonasera, cari. Allora, quindi sì, niente, dovremmo essere quasi verso la fine, potenzialmente, o perlomeno quasi, almeno una o due live massimo, penso che lo chiudiamo, credo. Non ho idea, perché comunque stiamo andando abbastanza
lunghetto e stesso episodio che sto facendo, quindi penso che ormai ci troviamo quasi a essere. Poi vabbè ragazzi, come dicevo, ho anche in mente di portare qualcos'altro oltre Horizon, che è ancora in vigore, che anche quello mi sa che per un po' me ne avrò. Oggi cosa ho fatto? Sì, niente, a parte il lavoro, praticamente nulla. Infatti è stata una giornata abbastanza veloce, diciamo. Il gatto Bartolomeo sta abbastanza bene. E purtroppo, cioè, sta bene, nel senso, comunque la via di ripresa è lunghissima, diciamo, perché comunque il gatto poraccio è un po' anche perché è vecchio e diciamo che non lo so sinceramente ragazzi come andrà a finire, però speriamo bene che possa avere una sorta di recupero. E infatti scorsa settimana non me la sono sentita, cos'era, venerdì, sabato, non mi ricordo, sabato era, non me la sono sentita di stare in live, perché preferivo, diciamo, stare un po' vicino, perché purtroppo in questi casi devi stare molto appresso, perché non sto neanche a elencare le motivazioni. Little John, buonasera! Ciao caro, benvenuto. E niente. Poi, quanto riguardava a livello di contenuti, qua ragazzi, sto pensando, già l'ho detto, di valutare anche un The Callisto Protocol, anche se non mi è stato presentato molto bene come titolo, però vedremo, vedremo, c'ho diverse idee, a parte che devo recuperare diversi titoli che avevo portato sull'altra piattaforma e qui no, quindi magari recuperiamo anche qualche cosa di già visto, anche per rinfrescarci la memoria. Non gioco Resident Evil 4 Remake da un bel po', ragazzi. L'ho abbandonato l'anno scorso, più altro l'ho giocato in un periodo anche l'anno scorso abbastanza ostico, diciamo che anche in quel periodo, diciamo, transitorio da una piattaforma all'altra, e adesso diciamo ci ritroviamo un anno di distanza allo stesso punto di partenza. Però vabbè, perché effettivamente un anno esatto fa eravamo passati su Twitch, se vi ricordate. E vabbè, e quindi penso che lo riprenderò anche quello. E poi c'era qualcuno di voi che mi ha chiesto se riportavo anche qualche mod di Resident Evil. Mi sa che farò un giro di tutte le mod che ho, che possiedo. Non la randomize, perché l'abbiamo già giocata 3000 volte, cioè la BioRed l'abbiamo giocata abbastanza. Vorrei giocare qualcosa di già visto, che però magari alcuni di voi non l'hanno mai vista, oppure che da un po' che non le gioco, quindi le volevo riproporre in live qui su YouTube. Magari qualcuno apprezza, che magari o chi ne conosce, c'è, cioè anche questo è. Io chiedo sempre se qualcuno non ha mai avuto modo di giocarle, e ci sono dei tutorial nel mio canale e sto preparando, mi ci vuole un pochetto ragazzi, il tutorial per BioRed su come si usa, perché è una, diciamo, rispetto alle altre mod è una cosa un po' più particolare, quindi lì ci vuole proprio un tutorial che vi possa dare una due dritte, niente di robe, diciamo, troppo tecniche, diciamo, sono abbastanza blando sul spiegare le cose. Poi ovviamente ognuno, se lo la run randomica, se la personalizza un po' come vuole. Io spiegherò giusto qualche dettaglio come va usato il software. Ciao Claudio, buonasera, ciao carissimo. Hai visto? Sì, è fantastico Domenico, l'effetto che ho usato su YouTube. Sì, ci sono questi effetti che sono, con l'intelligenza artificiale sono, fanno cose veramente simpatiche, dai. C'è stava anche uno, diciamo, che ti tramutava in un gioco di PlayStation 2, è stato simpatico quello. Sì, ho fatto un po' lo stupidino oggi su TikTok, mi sono un po' sbizzarrito. Vabbè, ragazzi, allora io direi che avvio il gioco. Aspetta
sperando di arrivare alla conclusione. Mi sa che Claudio ce lo può dire più o meno a che punto siamo come fase del gioco, visto che lui l'ha finito 2 volte, a quanto ho capito. Quindi magari riusciamo a trovare un'idea quanto possa mancare. Allora, aspetta che giro, no, la scena, perché giustamente. Ok, noi siamo al capitolo 4. Allora, volevo vedere una cosa, perché si vede abbastanza. Scusate. Perché c'era quell'alone fastidiosissimo, mi dava veramente fastidio. Il quinto è quello finale, quindi abbiamo questo capitolo, che non so se siamo alla conclusione o all'inizio, non me lo ricordo. Quindi ci manca un capitolo allora, praticamente, da come stai dicendo. È una grande domanda, John, sinceramente. È una grande domanda. Allora, fatemi un attimo. McCarthy was a dick. Stai buona, devo un attimo capire che fa. Irrompe nell'ufficio del dottor Gray e scopre cosa sa. Il dottor Gray. Allora, devo fare un attimo pratica con i comandi di nuovo, perché passando da un gioco all'altro, la mia memoria muscolare se ne va a fanculo. Perché questi giorni veramente sto facendo più serie contemporanei. Per esempio, l'altro giorno mentre giocavo Horizon pensavo Resident Evil 7, che c'era eccetera. Porca troia. Allora, vediamo l'ufficio di Dottor Gray. Ecco, io c'ho l'appartamento del Dottor Gray. C'è l'attico. Eccolo l'ufficio. Sta al piano di sotto. Ok, ma noi abbiamo una chiave? Qualcosa, ops, qualcosa. Non mi ricordo, vabbè. Cominciamo a scendere. Che c'ho qua? Parlavi di chiavi. Chiave della sala. Della sala al piano terra. Ok. Better hold on to these. Wouldn't want them to get lost. Esatto, ma io ancora qua, per esempio, There's something missing. cioè, mi manca ancora il pezzo della Francia qua. O che ci penso. Che è così buio. Vabbè, ho acceso la luce. È incredibile. Io come sono messo a munizioni, a proposito? È una merda. Veramente una merda. Ma che è sto rumore? No, sto orso non si muove, eh? Sala piano di piano terra. Io sono qua. Dottor Rio Ufficio. Non penso che sia questa, però proviamo. Io ho bisogno di munizioni, raga. Come faccio? Non penso a niente. Questa è chiusa. Non è questa. Lì però c'è un lucchetto. Ti aspettiamo, John. Qualcosa I don't have the combination for this. Maybe qui serve Jeremy per trovare la combinazione di questa cassaforte. Sì, eravamo rimasti che non sapevamo la combinazione di questa cassaforte. need the key. Non è la sua. E che serve sta chiave? Scusate, chiave della sala al piano terra. Ah, di sotto devo scendere. Metto questa.
la sala, scusate. No, questo non è il piano terra, questo è il piano terra. Qua c'è il salone. Stanza di Lotti. Salottino. Salotto. E forse questa dell'atrio. Dobbiamo uscire. Andiamo verso l'atrio. Sì, ci sta Yogi. Era questa? Sì, era questa. Ok. Sì, non era proprio specifica. Emmo? No. 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 Che cosa facciamo adesso? È andato via. È andato via. Mi sono girato e è andato via. Gli ho dato il culo e se n'è andato. Ok. Io non ci vado lì, c'ho paura. Surprisingly neat. Maybe I've been selling that old barfly short. Qui dove siamo innanzitutto, va? Lui sta nella stanza vuota, come è scritto nella mappa. Stanza di McCarthy. McCarthy, ok. Sono uscito a leggere, non ci credo. Lì c'è qualcosa. McCarthy has something hidden inside. E cosa devo fare? Devo trovare qualcosa per tirarli fuori? Un indizio. Allora, momento di illuminazione. Talvolta penso che questo luogo mi faccia stare peggio. Che da certo sarà la mia tomba. Una bara di elementi architettonici fastosi. Taj Mahal. Gli ubriachi e depressi, madonna mia, distressia fa schifo. C'è qualcosa riguardante a deserto, qualcosa riguarda Dottor Gray. Fingiamo tutti di essere qui per sentirci meglio, quando invece ci siamo persi e dimenticati. Allegria. Munizioni, yeah! Che bello, due! Giusto due in canna. Non c'è altro qua dentro, ok. Le sedie dicono di no, non si entra lì. Marco, buonasera. Ciao, bello. Benvenuto. Perché mettete delle... Cosa sono delle scatole? Sotto... Tutto dappertutto. Perché mettono ste scatole? C'è una macchina fotografica. Stai fotografando. In questa stanza non c'è un Kaiser, ragazzi. Cioè, è inutile questa stanza. C'è solo questa cosa qui, ma che non mi fa interagire. Va bene. Cioè, quindi fammi capire, devo andare dove c'è stava lui? C'ho paura di andarci là dentro. Intanto ho sbloccato la porta qua che porta allo salone. Proviamo ad andare a vedere che c'è qui. Lui era qua. Leggi la scritta sul muro. Ok, abbiamo trovato un altro collezionabile. I recognize this view. È la sua stanza? Leggiamo sta cosa. Cosa dice? Strappa tutto. Allora, lì ce ne sono dei numeri e delle scritte. I know that number. Where's that from? I did this. I wrote that. L'ha scritto lui? C'è scritto 196XXX Louisiana. C'è qualcosa di vero in tutto questo?
Non posso credere di non averti conosciuta. Dovresti venire. Ah? 196XX3X. O c'è un'altra cassaforte qua. I know the combination. I carry it with me. Non ho capito cos'è che ha detto. Ah, io conosco la password, dice. Sicuramente c'entra. Esami gli oggetti nel tuo inventario. Secondo. La. Il biglietto suo, la licenza sua corrisponde al numero scritto là sopra. Esatto, 196 692. 196 692. 196 692. E come faccio a capire come girare adesso? 1 9 6 196. Mi sono già dimenticato. Ma ci sono due 6 però. 196 692. Come faccio? Devo fare un altro giro. 1 9 6 No, aspetta. Non. Aspetta, come potrebbe essere? Non ne ho idea, Domenico. Come posso girare, usare quel numero? Fammi riguardare un attimo sto foglio. Si può girare, visualizza, no? Poi ci sta anche una data in cui è stato fatto, maggio, 15 maggio del 1930. Non può essere quella. Sicuramente è questa, questo numero di licenza. Ciao Vincenzo. Sì, sì, sono gli enigmi, sono il punto forte di questo gioco. Cioè, si sa, diciamo che su quello non c'è nulla da dire. 1966 92 196 196 692. Cioè, io se usassi questi numeri, no? Cioè, io l'1 lo faccio così. Il 9 eventualmente lo posso fare così. Poi vado al 6. Che faccio? Torno qua. Faccio 6, 9 e 2. Cioè, no, non è così. Anche perché passi comunque. Cioè, bisogna capire un attimo come girare. Mi rilegge bene questa frase qua. Dovresti venire, non posso credere di non averti conosciuta. C'è qualcosa di vero in tutto questo? Buonasera Paola. Come posso fare? 9 6. Poi c'è un altro 6. 1
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mi sono già dimenticato. 1, 9, 6. No, ho sbagliato. Aspetta, com'era più? 1, 9, 6. 6, 9, 2. Madonna la memoria. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 9, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2. No. Pensavo che era così. Ciao Dani. Magari al contrario. 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2. No. Non era così il ragionamento. What? Pensavo che sia, pensavo che era la cosa giusta. E se metto 5, 15, 30, dico una cazzata. Uno, due, tre, quattro, cinque. Aspetta. 5, 15. Uno, due, tre, quattro, cinque. Dio boia. Uno, due, tre, quattro, cinque. Uno, due, tre, quattro, cinque. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. No, vabbè, ci ho provato. Non capisco come la, come dovrei mettere sinceramente queste cose. Qualcos'altro che mi possa aiutare? Madonna quanto scrivete. Anche se negli altri Alone in the Dark non è che scrivono poco, ma veramente tanto. Tipo The New Nightmare, mi ricordo un file nella biblioteca che era tipo una quarantina di pagine. Non stavano bene quando hanno fatto quel coso. Ma parla soltanto dell'amuleto. Ci sono varie frasi e poi ci sta il stesso numero che praticamente corrisponde, anche se censurato, alla licenza della mia carta, il numero, no? Identificativo 196, poi ci sono 3x. A meno che non so 310 a posto di la X è 10. 1, 2, poi il 9 e qua, e poi come faccio a fare 10, 10? Cioè 3 volte 10 è impossibile.
A meno che non faccio 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. No, aspetta, mi sa che ho saltato un numero. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6. No, nemmeno questo di ragionamento funziona. Dovresti venire, non posso credere di non averti conosciuta. C'è qualcosa di vero in tutto questo? A me non mi sta dicendo niente sto muro. L'unica cosa che ha intuito, sondato, è che è lo stesso numero, è questo, quello in rosso. Louisiana State Board of Private Investigator Examiners grants the following license to Edward Carnby, Decatur Street, New Orleans. License number 196692-LA. Good until May 15th, 1930. È complicato questo, Non ci sto arrivando. Veramente complicato. Dici il senso di rotazione, posso sempre provare. Tipo così, 1 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7. Ho sbagliato. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 1 2 3 5 6. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2. E abbiamo già fatto anche questo tentativo. Non ho capito, Claudio. No, no, dite, dite. No, io più che altro non ho idee. Veramente non c'ho idea. Non ci riesco a arrivare. Buonasera Gerardo. Le casseforti queste qua sono veramente complesse. Le combinazioni delle casseforti sono sempre tre numeri. Cosa? Gli ultimi tre numeri. Ultimamente segna gli ultimi tre, quindi 692. Quindi dovrei fare una cosa di questo genere. Oppure aspetta. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1, 2, no. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. E se fosse 196? 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4
5 6 no. Però ragionando sul discorso delle tre cifre, ma quello ci ho già provato a fare il 5 15 30, non ha funzionato. L'abbiamo appena letta 3-4 volte, Mauri, quella scritta. Allora, se 9-2, se lo faccio al contrario, 1-2-3-4-5-6, 1-2-3-4-5-6-7-8-9, 1-2, no, mi sa che avevamo già provato così, 1-2-6, 1-2-3-4-5-6-7-8-9, 1-2. No. Boia. Come potrebbe essere? Immagino. Allora. Un attimo, che sto facendo un altro ragionamento. Vediamo. No, c'entra un cazzo. Santa Croce. C'è un altro indizio da qua che parte qua, mi possa ragguagliare un attimo a capire un attimo come devo fare. È vero, ragazzi, anche se l'abbiamo già fatti sul disco, oggi è compleanno di Paole. Fate gli auguri, ragazzi. Tanti auguri ancora, Paole. Tanti auguri. Vedete se c'è una sorta di indizio, qualcosa che mi possa... Ma che ha avuto un attimo di calo, nel senso se ha bucato il pavimento per un attimo. L'ho visto abbassarsi. Qui non c'è niente. Si aprono cose ma non c'è niente. Sì, l'abbiamo visto quello, Mauri. Ne stavamo parlando fino adesso. Che è la stessa cosa di questa, la scritta in rosso, vedete, così si vede meglio, è la stessa 196, solo che lì non c'è 692 ma xxx. Però non riesco a capire come combinare questi numeri, servono tre cifre e non 6. Ho pensato anche a fare la somma dei sei numeri, cioè nel senso, come si dice, un po' particolare, non ci riesco a arrivare. Ho solo sei numeri, come dicevo, ma a me ne servono tre.
196 ci ho provato a pensare che magari siano quelli. Tipo, ho fatto così: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No, ho fatto al contrario, tipo così. Poi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Poi 1, 2, 3, 5, 6. Ma non andava. Ho provato anche a fare 9, 6, 2. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 9, 6, 2 ho detto, scusate. 9, 6, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2. E nemmeno così funziona. Poi avendo qualcosa qua, ho provato anche la data in cui è stata fatta questa carta, che è il 5 maggio, cioè il maggio 15 del 1930, quindi ho messo tipo ipotetico 5 15 30. A meno che non sia 15, 19, 30, ma so parecchi numeri. 15, 19, 30. Non voglio andare a pensare che so 19, 66, 92. Quanto finisco mai? Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, uno, due. Questo l'ho provato. Anche al contrario. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, uno, due. Entrambi i versi non funziona. No, aspettate. Sei, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. Questo è quello che ho fatto adesso, e anche al contrario, 1, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e 1, 2. No, non funziona nemmeno così, ma l'avevo già fatto comunque prima, mi sa. Voglio provare a fare una cosa, è una cazzata. Cazzata. No, nemmeno così. Che qua, aspettate che faccio così, così lo vedete meglio. Sul muro, dicevo, c'è sta lo, la stessa, si dice, gli stessi numeri, solo praticamente non sono presenti gli ultimi tre, quelli rossi, S9 e 2 non c'è. Ho provato anche a dividere i tre numeri e fare la somma, tipo 1, 9 ha fatto 10, 6, 6, 12 e 9, 2, 11, ma nemmeno questo ha funzionato.
Cosa potrebbe essere? Poi il fatto che non c'è nulla Louisiana State. che spiega qualcosa di come utilizzare queste combinazioni. Che sta andando a fare, ma sì, ma perché potenzialmente non ce ne stanno tanti indizi per capire un attimo la combinazione. Lui dice di saperla, ma è... io no, lui la sa, me la fa mettere, ma non ho capito cosa ha visto. Io ho provato anche a mettere semplicemente 196 entrambi i versi, ma non funziona, a meno che non è 691, al contrario. Potremmo provare 691. E nemmeno così funziona. Sono andato a ragionare così, ma nemmeno funziona. Sì, sono grippato. No, ma è il bello è figo quando uno l'ha scoperto. Ed è normale. Che poi dice, porca puttana. Però la prima volta è abbastanza complessa come situazione. Specialmente se bisogna anche arrivarci, nel senso a capire come arrivare a questa combinazione. Ma non c'è nulla che me lo mi possa dire come fare. L'unica cosa che mi è uscita come suggerimento è vedere gli oggetti che ho. The empty room. Zitto! Aspetta un attimo. La stanza vuota sembra sempre più familiare. Si sentiva una delicata fragranza di foglie, peste e sabbia umida che in qualche modo convinceva i visitatori di esserci già stato. Ovviamente non era vero, ma era più reale di molte altre cose. Leggi la scritta sul muro e l'abbiamo fatto. Suggerimenti: stanza vuota, trovi i numeri familiari. Esami gli oggetti nel tuo inventario per trovare i numeri della cassaforte. L'unico oggetto è questo, la licenza. Poi non è che qua possa vedere chissà che cosa. L'unico è quello. Boia. Poi tra l'altro ci sta anche stanno gli obiettivi. Anche la cassaforte nell'ufficio del maggiordomo, che sarebbe quella lì che però non conosciamo la combinazione ancora. Comunque
momento, però. Un momento solo. Non penso che sia la medesima cosa, perché I got a job to do. Ehi, me ne volevo andare, vedi un po'. Però qua mi chiedeva di Jeremy su questa. No, si muove adesso. Oh, prima non lo faceva. Mi sono scordato. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No. Uno, nove, sei, sei, nove, due. Che siano collegate queste due cassaforti, non lo so, vedi l'icone. Cosa vedo l'icone? Non ho capito. Ah! Con il pad, sì. Potrei giocarlo anche con la tastiera, in realtà, vedi. Se uso la tastiera cambia. Sì, sì, comunque col pad. Uno, nove, sei, sei, nove, due. Sa che ansia. Adesso sto all'ufficio del maggiordomo. Adesso perché invece la stanza vuota, il puzzle verde risolvibile, invece il bianco è rompicapo. Ammazza, meno male che è risolvibile. Se non era risolvibile, oh. Perché troia? Ossia il bianco che il nero. Il bianco della serie S, il nero per PC. C'ho questi qua. Beh, c'ho questo che utilizzo per PC e questo invece sulla Xbox. Non sono intilista anche perché a me ne frega il cazzo del calcio, ma semplicemente mi piaceva molto questo qua blu. E vabbè, questo lo trovai con la Xbox praticamente. Federica, buonasera, ciao. Queste cassaporti mi stanno mandando al manicomio, ragazzi. Non riesco a arrivarci. Davvero non riesco a arrivare, cioè non riesco a comprendere come quel numero possa interagire con questa e con quell'altra cassaforte. Nico, ti do la combinazione della cassaforte nella stanza vuota, impianto e poi... Beh, cioè tu sei fortissimo, Claudio. Cioè mi scrivi in chat live, ti do la combinazione in privato e fai finta di niente. (Ride)
al limite un suggerimento su come arrivare, quello sì. Perché se mi dai una combinazione e poi non capisco come arrivare al succo, non c'ha senso. Però è stato forte. Ai ai ai. I know that number. Where's Conosco that quel from? numero, ma come? I did this. Opera mia. Lo I wrote that. scritto io. È 196, Louisiana. XXX. Apri questa cosa ufficio, ma certo, ma c'è la scritta sul muro. Io l'ho appena fatto, lei ci dà scritta sul muro, l'ho appena letta, cioè è questa. Cioè, quante, che cosa dovrei leggere ancora? Non lo so. C'è sta un'altra scritta, non lo so. Mi dice che è risolvibile. Io sinceramente non lo so. Te l'ho detto, già sono tre numeri, non devi contare niente, sono numeri. Se sono numeri, là è 196, quindi. Succede niente. 692. Non penso che sia così. A parte che dovrei tornare indietro. E porco pinci. 6. Devo cercare adesso a sinistra. Ma l'ho già provato a fare così e porca diaz. Vabbè, questo è stato culo. Ho una chiave. No, è una moneta, non è una chiave, però lì c'è scritto chiave. Una vecchia moneta del periodo in cui Louisiana era una colonia spagnola. Che ci faccio? Ci compro il caffè? Allora, cercate la ragazza. Indizio. Detective. Zitto, parlo io. Detective, ho fatto molte scoperte per il mio caso. La bambina che vogliamo, è assicuro, grazie a brave persone come noi due. Siamo così simili, ma voi non vedete tutto ciò che vedo io. Per trovare il vostro Jeremy dovrete trovare anche la ragazzina. È sempre stato così. La progenie ci libererà tutti. Dovrete guardare nella mia stanza. C'è un pezzo del rompicapo che vi servirà. Statemi bene. Trova il disegno mancato How nella long have I stanza. been here? E mo dove sta questo? Ah, è quella precedente. Oh yeah. Io pensavo che dovevo contare i numeri. Invece non serviva. Ecco perché mi traeva in inganno. C'è qualcosa qui, ho capito, ma. Looks like McCarthy has something hidden inside. Ecco la moneta, giusto? I metodi alla MacGyver, praticamente. L'immagine mancante. Apri. Oh mio Dio.
Quanto è brutto sto coso. Ok. Why would McCarthy lock this up? Was he trying to keep Grace from completing the shape? If so, couldn't she have just made another drawing? Mi sa che adesso succede un casino. Ricostruisci la tua memoria. E cosa dovrei fare? Oddio, mo sta succedendo qualcosa, mi sa. Vabbè, usciamo. Eccola, lo sapevo io. Lo sapevo io. E mo tu cazzo vado? Sempre qui? No. È chiuso qui perché ci stanno queste cose. Vabbè, devo andare di qua. In sostanza. What the hell happened in here? Non lo so, siamo nella giungla. Io sta pala. No! Lasciami! Lasciami! Sale! Brutto! Porco! Oh, il badile. Che cos'è quel verso? Ho preso l'accetta. Ah! Chi è tornato qua? Siamo lì. Oddio, quanti su! No, qua è un scappa-scappa qui. Ah! Ah! Ah, aiuto! Ma sono troppi, non li posso uccidere tutti. E continuano a scendere. Li prende accettate, non lo so. Ah, ci sono tante accette qua. Venite che vi pia accettate. Non so, li devo uccidere sti cosi? Anche perché non è che posso andare altrove. Fate qua forse. Scherzavo. Ok, chiudi la porta. Sono brutte cose là fuori. Non si muove più. È immobilizzato. Non penso che sia questo. Vabbè, pensavo di dover uccidere, invece no. Siamo tornati nel mondo normale, spero, sì. Lì c'è qualcosa. Ecco qua. Prima voglio vedere questo. Ok, questo mi serviva a prenderlo. Ok. Devo fare una sorta di puzzle qua, mi sa. Ok, ho capito il concetto. No, non sei tu lì. Tu sei nell'angolo. Tu invece mi sa che sei qua. Tu forse così. Non ne sono sicuro. Ok. No, non sei qua. Tu ma mi sa che sei qua. No, neanche. Questo... no. Nemmeno.
potresti essere qui tu. Tu qua. Sei te che non ti capisco. Però sembrerebbe così, no? C'è qualcosa che non gli piace. Forse è questo. Ok, così ha più senso. Fatto. Che succede qua? Oh, fa tutto da solo. Tutto da solo. Oddio, dov'era la nonna lì? Mi indica un divano. Oddio, dove sono finito adesso? Perché devo andarci? No, io non voglio uscire, voglio fare una dormita, sono stanco. Buonasera. Ok. Non so dove andare. Proviamo qua. This looks familiar. How am I back in the office? Jeremy's never been here. Vai, munizioni. Chiave della scrivania. Ok. Munizioni. Un telegramma. Telegramma di Gabriella, inviato il 25 dicembre del 28. How long had it been since I drowned myself in drinking depression? It had all felt so peaceful, slipping away into oblivion. Welcoming. Ritagli di giornale. Un ritratto di giornale rovinato del 23 dicembre. Ok. Voice wrapped around my mind like a blanket. It turned off suddenly. No. Sì. Fotografia. Non è lo stesso uomo che stava nel pezzo di giornale. Sì. Sempre lui. A messenger had left a telegram for Mrs. Saunders. She had a lead on where to find her husband and her kidnapped daughter. Sì. God, I think I need to figure out where I'm going first. Continuiamo di qua. Scopri su quale caso stessi lavorando. Ok. Cioè io quindi non posso andare né qua. Devo fare qualcosa qui. Qui non si apre, perché già mi sento. Quindi niente, devo stare in ufficio per ora e capire il caso. Che aspetta, questo non l'ho letto. Il telegramma e la fotografia. La signora Sanders dice che suo marito ha rubato un dipinto e ha intenzione di venderlo. Negozio di giocattoli vandalizzato. Una fotografia che ritrae il rapinatore. Contenuto di un biglietto. Controllare Thornhill. I remember this case. Some kid got taken. Ricordo quel caso, una ragazzina è stata rapita da suo padre, portata fuori dallo Stato. Per finanziare la sua impresa, lui aveva commesso l'errore di vendere a un collezionista. Non sono riuscito a leggere perché è troppo veloce. Vabbè, io vi odio quando fate queste cose.
Allora, Carmen ricordava vagamente il caso della ragazzina scomparsa, era stata rapita suo padre, c'era un qualche connessione con una gallerista di nome Tornhill, un dipinto venduto per pagare una... Ok. Dove recarmi dal collezionista? Dove? Ah, ci sta uno spago che mi indica dove. Segui la via. Segui. Lo spago ti aiuta. Dove sta andando sto spago? Spago? Il gatto, basta che non mi mandi. Oh signor. Ah! Maledetti. Dove sta conducendo? Cos'è questo? Lì dentro. Segui la sagoma. C'è anche un drinkino qua. Non mi fa entrare. Ok. Qui ci sono dipinti. Well, every case can't be squeaky clean. Cosa mi indica lo spago? Spago? Io la seguo. Aspetta, spago, io voglio dire che cos'è questo. Ci stanno soldi? No, però ci sono munizioni. Oh, ma conti... Ah, mi dice che sono al massimo. Aspetta. Cerchiamo le armi. Poi questo. Questo che ci chiamo. Ma c'è qualcuno che è russa qua. Come lo sono immaginato. Seguiamo lo spago. Buonasera. Sì, ho visto il quadro. Sto guardando se ci sono cose, ma non penso. Oh, piano, corri troppo. Cerca questo però. E questo qua. Mr. Saunders had sold a valuable painting to Thornhill, È un faro. hoping to carry him to wherever he was going. The painting, now leaning on an easel in Thornhill's bedroom, had a certain mesmerizing gloom that seemed to Raga, mi è sembrato di sentire qualcosa alle spalle. È brutta sta cosa. I felt myself falling into the painting, only being brought back by Thornhill, thrusting an address to a Hotel St. George into my hand, and asking me to get the hell out. Quindi raggiungi l'hotel vicino al parco e rompi nella camera. Ed è morto. Porco di. Non si apre. Sciacciuta. Porca puttana, ho scureggiato da quanto mi sono cagato sotto. Mamma mia, che paura. Ma questo perché sta così questo pezzo? È normale? Botta secca proprio. Vabbè, ho fatto un trofeo. Gioca per 8 ore. Bene. Non so se mi sta più a per culo. Ma certo, sono basso di vita. Cioè, credo. Che con una botta secca mi ha ucciso. La puzza di merda si sente. Porco due, io stavo mettendo pausa perché stavo guardando gli obiettivi. Però nel momento che ho cliccato ha fatto tipo un botto. Che cazzo ho combinato? Esci fuori, strunz. I don't remember this.
this at all. But I can't say it didn't happen. Tieni il resto, lurido bastardo. Lo spago mi conduce fuori, ok. Ok, lì ci stanno cose in giro praticamente. Devo andare lì. Demoni, quelli non dormono. Questi vengono qua. Non mi ricordo se loro vedono la... cazzo. Vabbè, ciao. Scappa, scappa. Dribbla. Uno, due. Dove sta lo spago? Di qua. Non lo so. Clicca. Clicca. Non clicca! E adesso? Che faccio? Io ho paura, se clicco di nuovo che succede? Vado di qua. Ah, pure il campanello. Questa è un'arma col candeliere? Cioè, fatemi capire. Lo prendo col candeliere in testa, bene. Come passo di là, mo? Me lo spiegate? Si rompe sto coso, secondo voi? Si rompe solo il candeliere. Come cazzo ci vado lì? C'è un'altra via? Ci posso andare qua? Non posso andare da quella parte. Ma sei uno stronzo però. La via dice di qua, ma non mi ci fa passare. Fatti snello. Come io fare? Oh, sarò che sono stupido io. Ma questo non mi fa passare. Oh! Spacco tutto! Spacco bottiglia mazzafamiglia io. Cioè, vediamo se c'è un'altra via. Da qua. I can't go that way. Ecco, non posso andare nemmeno qua. E ho capito io. Di qua? Ci posso andare? Oh, finally. C'è nessuno. Vediamo cose qui. Questa che cos'è? Iala, se sa mai. Non la devi rompere, coglione! Qualcuno si è spiaccicato. On my way to the hotel, the Morton gang caught up. I owed them money, a lot of it. I can't remember what for. Probably some dumb gambling debt growing in size for each payment missed. I punched one of them out, and I sent the others packing. Mi ha fatto una bella botta qui, eh. Che... oddio, che è? Ok, di là. Oh, signor!
Siete in due, sì. L'hotel è lì. Provo a scappare. Ci provo almeno. Non mi rompere. Non si può andare. Come fare? Ecco, ci ha pensato lui. Bravo. Di qua. Di là. No. Vado là. Ciao. Chiudi! Chiudi la porta! No, ditemi che non entro, vi prego. Ok. Ok. Avete visto come li ho... Che dice qua? Conto dell'hotel! Ah, io non pago, eh. Il conto di un hotel datato 21-25-1928. 72 dollari? Chi paga? Se sono in dollari non lo so. Non ci sono soldi? Sì, ci sono soldi, ma mi sono preso le... I found. In the hotel ledger, I recognized the handwriting of the signature, Ted Stryker. It was him. I could feel it. It was the kidnapper I was hunting. Il rapitore. Andiamo a prenderlo. I sorci ci stanno in questo albergo. Feels vaguely familiar. Vabbè, tanto devo seguire sempre lo spago. Deduco. Un spago, ok, mi ha indicato quello, ma io voglio vedere se ci stanno cose. No, pare no. Non è che non credo in te, è che voglio vedere se ci sono cose da raccogliere. Che c'è? Apri. Biglietto da visita. Quello che stiamo cercando è lui. I recognize this room, but I didn't catch up with them here. I must have followed them, but where? Questo? Forse l'altro pezzo che va qui? Ok. Di nuovo come prima? Allora, sanatorio di Decetto, New Orleans, Louisiana. Se lo giro. Collegio David Tala qualcosa, Florida. Ok. Qui c'è una cifra. Contenuto di un biglietto, $350 per il dipinto di Kingsbird. E qua? Contenuto di un biglietto. Contattare la signora Robin, $300 l'anno. E quindi il rapinatore ha venduto. Non sono riuscito a leggere. Il rapitore aveva venduto un dipinto. Il collezionista per comprare un'auto è abbastanza carburante da uscire a Louisiana. Ok, all'improvviso il detective si ricordò di aver ricattato Thornhill per scoprire dove si stesse nascondendo il rapinatore. Hotel San Giorgio vicino al parco dove siamo adesso. Trova il disegno mancante, scopri dove è finito il rapitore. Suggerimenti. I quartieri francesi, disponi le prove in modo che mostrino le informazioni più rilevanti. Ok. Si può riprendere?
No? Ah, si può anche spostare, ok. Questo va qui. Ok. That's right, he was running away, ditching his old life and marriage in New Orleans to find something better in Tallahassee. And he took his daughter with him against the will of the mother. That's why she hired me. But I stopped him. I caught up with him at the Pearl River Bridge. Ok. Quindi... dove si va? Spago? Torna indietro? Ah, bene. Bellissimo sta cosa. Cinque secondi fa eravamo in un albergo, adesso siamo nel nulla qua. This is where I caught up with them. This is what the dark man wanted me to revisit. But I'm still not seeing di là. What am I forgetting? Vediamoci dello spago. Ma non mi fa salire. Mi sa che devo fare qualcos'altro prima di fare questo. Però andiamo in quella... aspetta, qua non c'è niente. No, non c'è un cazzo, va bene. Nico, ma che succede a me che apro la porta? Ah, beh. Alle Maldive, apri la porta di camera tua e ti trovi alle Maldive. Cosa devo fare qui? La barca non si azionava, non, cioè non faceva fare nulla. Oddio, dove vado qua adesso? Destra o sinistra? Destra che c'è? Ovviamente non ci abbiamo un mappa perché siamo nel nulla cosmico. Lì c'è un ponte. Allora, qua dice che non ci posso andare di là. Mi sta mettendo ansia a sto posto. Oh! Eccola! Abbiamo trovato la ragazzina. I can't believe I didn't recognize her. I looked a little different back then, I suppose. Is any of this real? How do you mean? This day just... so much is happening. I can't... Te sta immagina tutto. I think I've lost my head. Bravo, fuma. Do you need me to apologize? I mean... I am sorry. Porello. I don't think I need to begin to explain. Cioè, quindi a lei, fino adesso lui se l'ha immaginate, queste persone. Lies. More lies. No, really. I thought I was being a good guy by handing you over to your mother. I didn't know. I couldn't have known that she wouldn't care about you. I don't know how this works. What is this for? Some form of admission of guilt. Maybe acceptance. That's what the dark man wants. Che l'uomo nero vuole che noi ammettiamo le nostre colpe. In questo caso la morte della ragazzina. He's down there, scared that he won't be able to get out. That he will drown with his daughter again. What are you saying? We gotta save him. We? Do it yourself. I'm down there with him, remember? Che casino. Can I really save them? This all happened so long ago. I have to find a way to get down there. I have to see it with my own eyes.
È sicuro di volerlo fare. There was a boat at the house where I entered. If I can raise the bridge, I should be able to get to the car. Ok, solleviamo il ponte e poi andiamo a prendere la barca. In sintesi, va bene. Qui si può andare? Forse di qua. Non cadere di sotto. Vediamo. Qui ci stanno cose. Cartucce intanto. Prendi, prendi. Prendi, 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 prendi. Cartucce e fucile piene? Quanto ce n'ho? Ah, non va oltre. Sì, ma io voglio prendere quello. Grazie. Almeno quello. This must be where the bridge is operating. Ok. Funzionerà a primo colpo, non ci credo. Oddio. Nothing's happening. It's like something's holding it back. Immaginavo che c'era qualcosa di strano. E mo che faccio? Andiamo a vedere che cosa trattiene il ponte. Ho paura di saperlo. Cos'è sta cosa? Non sto capendo. Sto rumore che è? E poi che cos'è sta roba qua? Proviamo ad andare indietro? Ah, ok. Oh! Non mi avrete, bastarde! Aia, tua sorella! Ma che è che mi blocca? Non riesco... No! Ah, pensavo che di essermi bloccato di nuovo, come l'altra volta. Madonna, quanto male che fate! Ma ho lasciato l'ascia lì a terra, non ci posso credere. Me la fa usare perché? Quindi c'è qualcosa che non quadra, perché non mi fa prendere l'ascia? Madonna suina. Che sparo faccio prima, va? Questo si è ritirato. Non ci provare. Quindi me ne posso andare adesso? Non so dove andare adesso. Come me ne esco? Vado qua. Non so che devo fare. A parte che mi sono incastrato di nuovo. No, vabbè, senti, raga.
Non c'ho parole. Io mi sono incastrato di nuovo, guardate. Che poi uno dice che non si deve incazzare, no? Oh, alleluia. Non so che cosa stai facendo. Gioco, cosa stai combinando? Vabbè. Questo gioco è ottimizzato col culo, raga. Veramente col culo. Cioè, non vedevo cose di questo genere da... Ok, adesso sbloccato in qualche modo. Ah! Ma dove è finito sto coso? Non lo vedo più. Sì, ma sono troppi! Cioè, nel senso, devo andare da qualche parte, non mi fa andare da nessuna parte. Non scendo. Di sotto non mi fa andare. Aia, tua mamma. Qua non mi fa andare. Oh, qualcuno mi spiega perché non riesco a scendere da sto posto. Vediamo qua se c'è una uscita. L'anzi esce qua, sì. Oh, vaffanculo. Non te l'avevo vista. Non diventa scemo. Ah, sì, ho letto. Cioè, ho letto. Ho visto... Ma dice, non capisco. C'è cosa che non guarda. Sta buono. Sta buono. No. Sì. Aia. Oh! Che cazzo è quello? Che cazzo sei uscito te? Vabbè, tu mamma. La tua mamma. No, non mi fa andare. Ho sbagliato, ho fatto una cazzata. Ho fatto una cazzata, non devo scendere. Mi sa che non devo scendere. Che è? Che è sta roba? Dolore. Io ve lo dico già da adesso, la mia recensione a sto gioco non sarà positiva per niente. È troppo pieno di bug, porca troia. Andiamo di qua. Devo trovare dove ho lasciato la barca. Sì, ma questi non mi mollano più, fammi capire. Dove ho messo la barca? Di là non ci posso andare più. Come cazzo ci vado adesso? Pilota la barca. È solo che non mi ricordo come ci si arriva a sta cazzo di barca. Era là? I really hope she didn't jump. No! Ma che stai facendo? Perché stai a fare questo? Ma che sta a fare? Meno male che mi ha sbaccato lui, va. Cioè, se stava buttate sotto a momenti. Ecco,
cose strane che stanno accadendo stasera, guarda, è bruttissimo proprio. Guardi, qua ci stavano i cazzilli. Come ci vado lì? Questi mi strumano appena esco. No, vabbè. Cioè, questi mi fanno troppo dolore. Questo è un bug audio bruttissimo. Non mi è mai successa una cosa di questo genere, raga. Davvero. È orribile. No, ma non si sbugga più manco l'audio. Cioè, qua sta succedendo tutto di più, raga. Sta succedendo tutto di più. È bruttissimo. No, mi si sta buggando il gioco in una maniera assurda. Ah. Bruttissimo. Ma solo a me è successa sta roba? Ok. Io riprovo a scappare. Però qua adesso mi... Madonna! Che sta succedendo adesso? E manco qua devo andare. Scendi, Cristo. È bruttissima sta cosa, eh. In qualche modo sono arrivato. Mi ha distrutto le orecchie sta cosa. Ah. Ma te, Claudio, ti facevi sti bug strani? Fammi capire. Poi mi aspettavo un bug in stile Resident Evil 4, tipo la barca va avanti e lui rimane indietro. Non so cosa pretendi di trovare lì dentro adesso. O te piglia. Bye bye. Ma era se stesso? Non ho capito. Io mi sto facendo una teoria. Su di lui. Don't leave me alone. Secondo me lui è morto e non lo sa. What's going on here? Look at this mess. I'm sorry, Mrs. Thompson. Don't make me kick you out of this house. Now get out. Hey, detective. Mr. Carnby. I'm really worried about you. I'm okay. I just need to catch my breath for a moment. This place, it's... There are some very disturbed figures around here. And I don't think it's just the patients. I've been reading some things about how Dorsetto has a deranging effect on people. I think it might explain... things. What? Just take it easy, okay? I'm gonna go find a way into Dr. Gray's apartment. Quello che ci stiamo provando a entrare in questa cazzo di stanza di Dr. Gray. I think I'm close. I'm gonna set everything right. Just be careful. Poraccio, gli stanno succedendo cotte e crude. Ammetti il tuo
terribile passato. Vabbè, io mi fermo qua, ragazzi. Ci fermiamo qui. Non ho visto. Vabbè, salvo per sicurezza. Non si sa mai. No, non mi ha salvato. Sì, mi ha salvato. Ok. Quindi ci fermiamo qui. E si prosegue alla prossima. Siamo sicuramente alla fine del quarto capitolo. Mi stava dicendo Claudio che ce ne stanno 5. Quindi boh, vediamo la prossima. La prossima run. Cioè la prossima live, perdonatemi. Diciamo che mi sono perso parecchio per quel cacchio di puzzle della cassaporte, che poi in realtà ce ne sta ancora un altro, che forse è pure peggio. E a livello di puzzle molto divertenti, però il resto, raga, cioè questo ve lo dico con tutto il male, cioè con tutto il dolore nel dire sta cosa, sto gioco veramente vale meno degli indie che costano tipo 6-7 euro, cioè veramente è ottimizzato col culo, troppi bug, cioè poi l'ultima, che proprio l'ultima cosa dell'audio che gracchiava in una maniera assurda, è veramente orribile. Ma a me è andata bene, quasi nessun bug. Sì, ma non può essere, un Alone in the Dark non può fare queste cose, cioè dai. Eppure ti sei preso un sacco di tempo in più, doveva uscire anche quest'autunno, poi tu hai rinviato, perché vabbè, anche perché sei uscito in un momento in cui c'era Spider-Man, c'è stava Alan Wake, quindi parecchi titoli succulenti, diciamo, saresti stato molto eclissato, lo posso anche capire, ma porca puttana, potevi approfittare per sistemare un po' tu rubetti. Cioè tu sembra che hai fatto il gioco dei fretta e l'hai buttato lì, ok, cioè orribile a livello di combattimento, è orribile. I bug, vabbè, lasciamo perdere, ce l'hanno tutti, ma questi veramente sono bug che io vedevo, Claudio, cioè bug che vedevo tipo nel 2010 forse. Veramente dei bug assurdi. Anche il personaggio che mi si bugga sopra la scrivania, non si sa come cavolo faceva, oppure ti colpisce un mostro e rimani buggato in un punto, cioè sono cose che non vedevo dal 2010, onestamente parlando. Per il resto niente da dire sulla narrazione, ok, sui puzzle, però diciamo che gli mancano, è proprio le fondamenti del gioco che sono sbagliate, però vabbè. Comunque ho detto che lo continuerò, lo finirò, però potenzialmente non so se giocherò la seconda run, non mi sta imbogliando molto. È un peccato, è veramente un peccato. Vabbè, noi ci vediamo domani si torna con Horizon, ragazzi, alterniamo. L'hanno programmato male, sono Unreal Engine 4. Engine 4 non mi piace, io diciamo quando vedo un gioco dove utilizzano gli Engine 4 mi fa molto paura, sono onesto, e avrò molta paura quando uscirà Hellblade 2, è uno dei primi giochi che invece girerà su Unreal Engine 5. E quello mi fa molta paura. Tant'è che sto riflettendo se giocarlo su PC o giocarlo sulla Xbox, che tanto non mi cambia niente perché uscirà su Game Pass. E l'Unreal Engine 5 mi spaventerà molto. Se già il 4 fa dei macelli assurdi, non immagino quello. Sarà il suo forte. Infatti per quello sto un attimo se giocarlo da PC o meno, perché io mi sono accorto che delle volte giochi con Unreal Engine su console vanno meglio, mentre su PC dipende come l'hanno ottimizzato. Vabbè, io vi saluto, ci vediamo domani, grazie della presenza e buonanotte a tutti, ciao ragazzi.